L'agenzia sociale per la casa è uno strumento un pochettino più complesso, non si occupa solo di risolvere il problema abitativo che ruota attorno alle famiglie, ai nuclei familiari che hanno questa difficoltà, ma si occupa proprio di una presa in carico complessiva che guarda all'aiuto generale e complessivo per il nucleo familiare. L'agenzia sociale della casa è uno strumento importantissimo che si organizza sul territorio di Palermo attraverso 8 snodi presenti con 2 assistenti sociali per ognuna delle nostre 8 circoscrizioni. Abbiamo preso in carico come amministrazione oltre 2.000 famiglie. 2.000 famiglie che da noi vengono assistite non solo per il contributo diretto che consente loro l'accompagnamento all'autonomia abitativa e quindi evitiamo che diventino persone senza casa, quindi parlo di tutte quelle condizioni, per scendere nello specifico, che guardano al nucleo familiare che non è più in grado di pagare l'affitto, perché interviene la perdita del lavoro, perché intervengono diversi fattori che rendono impossibile il mantenimento del tetto e quindi della casa. E questo tipo di aiuto che si manifesta è attraverso la contribuzione diretta per consentire di non arrivare allo sfratto o a sanatoria degli sfratti e dei contenziosi esistenti con chiaramente con i privati che affittano, è anche uno strumento che ci consente di intervenire sul percorso che guarda alla famiglia, quindi sulla povertà educativa del bambino che ha la necessità di essere aiutato con strumenti di natura economica ed educativi per continuare il percorso scolastico, ci consente di avviare ragionamenti con la famiglia per percorsi di inclusione lavorativa, quindi attraverso anche la formazione e poi anche attraverso tutti gli altri aiuti che sono anche aiuti di tipo alimentare, perché non dimentichiamoci che il tema della povertà che guarda al disagio abitativo, che guarda agli homeless, che guarda ai senza tetto, guarda anche all'impossibilità di persone che ancora oggi non sono nelle condizioni perfino di soddisfare il primo bisogno, che è quello alimentare, e lì l'amministrazione interviene ovviamente o con la distribuzione di pasti che vengono pagati sempre dal fondo povertà attraverso le strutture di prossimità che esistono sul territorio e quindi con il terzo settore e con gli enti accrediti, o comunque interveniamo anche con i famosi buoni spesa attraverso sempre fondi regionali. Ci tengo a sottolineare che i fondi di cui sto parlando sono tutti fondi extracomunali che siamo stati in grado di mettere a sistema velocemente all'atto del nostro insediamento perché molti strumenti erano scaduti, molte somme erano andate in avanzo, quindi un lavoro importantissimo di corsa ma di programmazione per tentare di soddisfare dai bisogni primari ad un percorso che veda la presa in carico complessiva e che consenta di evitare nuove forme di povertà.